Presidente Baccini, siamo qui in Campidoglio ancora una volta a parlare di microcredito che cresce e che racconta tutti i suoi successi. Voi oggi avete detto che tutte le buone idee arrivano grazie ad un'opportunità. Qual è stata l'opportunità che ha legato il microcredito, l'Ente Nazionale per il Microcredito, ai revisori legali? Beh, intanto le idee, la buona volontà e le istituzioni pubbliche che hanno messo insieme tutti gli operatori, cioè le banche che devono fare erogazione, il Fondo Nazionale di Garanzia, che grazie al quale si coprono i rischi per l'80% delle persone che non hanno garanzie e sono considerati non bancabili, e l'Ente Nazionale per il Microcredito, che è una struttura pubblica che garantisce e copre questo vuoto della gestione della qualità dei servizi ausiliari che sono essenziali per definire microcredito un piccolo prestito. Quindi la collaborazione anche con i revisori legali in questo contesto è una collaborazione ormai che da anni stiamo misurando e che sta dando i suoi frutti anche nella qualità dei business plan che le nuove start-up devono presentare.